Ciao a tutti, siamo agli effetti collaterali. Non è che si vedono le palle. Boh, si vedono? No, non credo. Io sono Mirko, alla voce perché non è che canto. Parlo, sbraito, insomma. Faccio tutto tranne che cantare. Poi con me c'è Paolo. Poi anche essere un po' più esaustivo, insomma. Paolo alla voce, vabbè, li presento io. Daniel Danger alla batteria. E Tigre al basso. Siamo una band che viene da Bergamo e ci siamo formati nel 2018. Facciamo un genere che definiscono punk rock, con qualche venatura di punk hardcore. Questo è quello che ci dicono ascoltandoci, ascoltando i nostri brani. Noi non sappiamo cosa vogliano dire questi termini, magari ce lo saprete dire voi. Comunque, questo è quello che ci dicono, che suoniamo. Ho già detto che ci siamo formati nel 2018, veniamo da Bergamo, non so se l'avevo già detto. Comunque non ho detto che nel 2020 siamo usciti con il nostro primo album, Vite Sottovuoto, un album di 8 tracce, autoprodotto. Dopo questo album abbiamo prodotto, anzi, con la produzione di Duff Records e con la coproduzione di All You Need Is Punk, siamo usciti col secondo album, Ombre nelle tenebre, un album che si compone di 7 brani più 2 bonus track che potete trovare solo nella versione fisica. Un album che contiene 2 collaborazioni di cui siamo molto orgogliosi. Infatti hanno suonato in 2 dei nostri brani, più precisamente nel brano Fauci del Potere, Ivan degli Scrooners e nel brano Randagi Arianna dei Circus Punk. Entrambi gli album li potete trovare nella versione digitale, quindi sulle varie piattaforme, Spotify, bla 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 bla. Se volete la versione fisica, contattateci tramite i nostri canali social. Ah, progetti presenti e futuri. Boh, non so cosa dite. Credo che il progetto futuro sarà quello di capire un po' quando il giorno in cui andremo a fare le prossime prove in saletta. Ma potete trovarci sui soliti canali più comuni, Facebook, Instagram, YouTube. Abbiamo anche un sito internet, da buon boomer quali siamo. Il sito è www.effetticollateraliband.wordpress.com. Ci trovate sulle piattaforme digitali, su tutte le piattaforme, Spotify, bla 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 bla, e poi altri canali con cui interagire, MySpace, no, perché non lo aggiorniamo credo dal 98. E poi abbiamo un profilo OnlyFans con le foto dei nostri piedi per chi piace il genere, insomma. Direi che è tutto. Cosa pensiamo di All You Need Is Punk? Pensiamo del gran bene. Possiamo dire che sono delle bellissime magliette, delle bellissime spillette.
anche dei bellissimi sticker. Gente che ci ha coprodotto l'album. Insomma, tante cose belle, ma soprattutto ci tengo a dire che sono dei ragazzi in gamba che credono in un progetto che è quello di far conoscere generi musicali alternativi, diciamo nell'ambito underground, quindi non solo punk rock, che difficilmente troverebbero voce o spazio, mentre grazie a loro hanno un canale su cui, con cui avere una visibilità, insomma. E quindi tanta stima, supportateli come potete o sopportateli, in ogni caso grazie mille degli effetti collaterali. Ciao a tutti, ciao gli Unidis Punk, usando una citazione, bacini rock and roll. Dite qualcosa anche voi, cioè posso parlare solo io, ma non è che sia sto granché a parlare, cioè neanche a cantare se per quello, però progetti